La città è vuota, ordinata, tranquilla, nelle strade, nelle piazze, vuota. Quanti erano? 100.000, 150.000, comunque erano. Un evento inimmaginabile, un mega esodo o forse una diserzione di massa, ha sorpreso la gente nel sonno. La sospensione notturna della vita collettiva si è semplicemente prolungata, indefinitamente prolungata. Sono fuggiti tutti insieme. No, poi se fossero fuggiti dovrebbero comunque essere da qualche altra parte. No, non sono fuggiti, devono essersene andati in qualche altro modo, in qualche altra maniera. Sono stati rapiti, estratti, fatti uscire dalle loro case, dai loro corpi forse. No, dai corpi parrebbe di no. Non c'è traccia di corpi. Rimane l'inorganico, il minuto lordume delle vie i pacchetti di sigarette vuoti, i biglietti del cinema utilizzati e poi buttati. Rimangono i getti delle fontane, le insegne al neon, le macchine parcheggiate sotto i palazzi lungo i viali del parco. La città è intatta. Non si sono portati via nulla. Rimane anche quello che era organico, vivente, ma non umano. I tulipani, le acace che piegano i rami sotto il peso dei loro fiori, il glicine che pende dalla villa, ah! Ah! i corvi. Ah! I gatti si rincorrono ai piedi dei monumenti e ci fanno l'amore strillando perversamente. Non ci sono solo i gatti, ma c'è anche... Una gallina, devo ammettere che la sua vista mi ha un po' traumatizzato. Un'auto, schiantata contro il muro, i finestrini... Distrutti, i sedili divelti, un pensiero si affaccia alla mia mente quella macchina, quando si è schiantata era vuota, cioè prima, erano gli incidenti a togliere la vita, adesso è stato il togliersi dalla vita a produrre l'incidente. Togliersi la vita o togliersi dalla vita, basta una sillaba a cambiare il senso delle cose. Comunque, la vittima è la macchina, solo essa. La città appena abbandonata oh, è già archeologia: non hanno lasciato un messaggio decifrabile loro, hanno lasciato invece tutte le loro cose. Partiti di furia, senza preoccuparsi di ciò che rimaneva, i loro tesori. Tempo fa eh, una persona a me vicina, un amico, si è tolto la vita o forse si è tolto dalla vita. Avrei voluto chiederglielo perché sono certo abbia fatto una scelta consapevole, togliersi la vita o togliersi dalla vita. Poco importa, si potrebbe dire, e invece non era certo persona da lasciare al caso certe domande o certe risposte. Perché lo ha fatto? Penso abbia semplicemente soppesato i pro e i contro di vivere in questo mondo in questo momento e abbia concluso che i contro pesavano più dei pro. Ci penso spesso e sento un enorme sconforto, quello che chiamiamo vuoto, solitamente che sento più che altro come una sorta di pieno che si affievolisce. Quando ci penso, quando sono travolto da questo sconforto, ehm, spesso mi capita piano piano di sentirmi come metaforicamente sollevare, come se ad un tratto mi stessi guardando da un aeroplano, dal finestrino di un aeroplano, mi guardassi giù, divento sempre più piccolino io laggiù, minuto, col mio sconforto e si, appare, si costruisce una sorta di mosaico nel quale oltre a me ci sono tutti gli altri individui, le altre persone umane, con le loro nascite, le loro crescite, i litigi, le paci, l'amore, le sofferenze e la morte. E piano piano questa sensazione diventa sempre più pervasiva e diventa una sorta di, di, di zoom out di Google Earth nel quale al posto di vedere vie, strade, case, palazzi, parchi, vedo quegli individui che diventano organismi e che diventano parte di un flusso. Quel mosaico diventa una sorta di carovana e piano piano... Mi sento muovere all'interno di questa carovana e mi rendo conto che in realtà non riguarda solo quel momento, ma si muove attraverso il tempo. Sono centinaia di migliaia di generazioni di organismi autoreplicanti in viaggio attraverso il tempo. Sono avanguardie della vita della quale sono parte, che fluiscono con e attraverso me. È l'evoluzione di quell'individuo che è parte dell'evoluzione dei mammiferi, che è parte dell'evoluzione dei vertebrati, dei tetrapodi, dei metazoi. È la vita che scorre attraverso me, vita che viene, che si trasforma e che va. lassù, ovviamente non mi sento meno sconfortato, meno solo, meno pervaso da questo sentimento devastante, ma non mi sento eccezionale, mi sento protagonista con primario. Di una vicenda che è quella che attraversa ogni specie, ogni organismo, ogni ecosistema che attraversa la vita. E non so se capiti qualcosa di simile anche a voi, ma io ho la sensazione che questa prospettiva abbia a che fare con la paleontologia, che è certamente la disciplina della quale mi occupo, ma che prima di tutto, dal mio punto di vista, è una forma mentis. Non incontrerò nessuno, non un viso, non udrò una voce. Mi sembra ingiusto e cattivo. Le bandiere sui palazzi garriscono al vento, stupidamente, soltanto per me. Il semaforo lampeggia soltanto per me. I tulipani fioriscono soltanto per me. Sono stanco. Tendo l'orecchio, mi guardo intorno, ho paura. Davanti a una minaccia questo fa una bestia inerme, si immobilizza. Il terzo giorno mi sono messo la macchina da scrivere. Annotto tutto ciò che vedo che rimanga a futura memoria. Di chi? Del mio io futuro, l'unico destinatario possibile. A meno che loro non ritornino. È possibile? Beh, non sarebbe meno strano della loro scomparsa. Non dovrei però rompere il silenzio. I tasti della macchina da scrivere rompono il silenzio. Prima per farmi il caffè ci andavo in punta di piedi in cucina, fuori la pioggia scrosciava sonoramente, ma io non dovevo fare rumore, dovevo come gli altri essere morto. E adesso ho rotto il silenzio. Magari si accorgono di me e tornano a prendermi. Chi? Chi ha inaugurato l'evento? Ma che può essere che coincida con me? L'inspiegabile si è causato per opera mia. La notte favolosa, tra l'1 e il 2 giugno, quella notte era deciso io mi sarei ammazzato. E perché? Per il prevalere del negativo sul positivo nel mio bilancio, una prevalenza del 70%. Motivazione banale, comune? Non ne sono certo. Quanto alla data scelta, c'era una ragione precisa, sono nato il 2 giugno, a mezzanotte volevo evitare di compiere 40 anni. Ma davanti al precipizio, tutto il mio corpo, tutta la mia materia organica si è rifiutata di togliersi la vita o dalla vita. E il togliersi dalla vita si è operato, ma non per me, per loro. Tutti? O almeno sembra. La, la paleontologia è una scienza e come tutte mira alla formulazione di teorie generali, no? di teorie eh, globali, ovviamente nella selva del cambiamento evolutivo e della contingenza, eh, trattandosi, nella nostra analisi, di eventi avvenuti nel passato, nella maggior parte dei casi irripetibili. Eh, ma lo fa a partire dal materiale più umile che possiamo immaginare, dalle rocce. Rocce che nella maggior parte dei casi hanno solo le sembianze, le forme, le fattezze, le tracce, la memoria degli organismi che erano. Sono tuttavia, dal mio punto di vista, nella loro banalità, se vogliamo, no? nel loro essere così semplici, così comuni sono qualcosa di simile al concetto che Leopardi sviluppa nell'infinito per il vento. Dunque, ricorderete, eh, come, il vento, tra come piante, il vento odo stormir tra queste piante, quello infinito silenzio a questa voce quello vo comparando. Silenzio, voce Dunque, colle di Recanati, eh, Leopardi la sua vista è oscurata dalla siepe, ma entra in contatto con quell'infinito che sta di là da essa tramite quell'alito di vento. A quella va comparando. Una cosa così banale, così comune, eppure è quello l'istante in cui si stringe il legame con l'infinito. Ecco, dal mio punto di vista i fossili sono qualcosa di molto simile e sono degli umili grimaldelli per spalancare, per aprire le porte della vastità del tempo che si apre. Dietro le nostre spalle, appena smettiamo di stare concentrati sul presente e ci apriamo al tempo della vita, al tempo della paleontologia. La, la paleontologia è una scienza molto recente: fino al 1600 non avevamo nemmeno ben idea di quale fosse la natura dell'oggetto del quale ci occupiamo. Erano forse delle tracce lasciate da organismi soprannaturali, divinità, mostri? Erano forse resti di organismi? che non conoscevamo perché il mondo allora era ancora in piena esplorazione e dunque potevano essere animali, piante, viventi da qualche altra parte del pianeta che nessuno aveva mai incrociato. E poi arrivano una serie di naturalisti, filosofi illuminati, tra i quali Agostino Scilla, un naturalista e pittore catanese, che in un'opera dal titolo magnificente, limpido, scrive... La vana speculazione disingannata dal senso, che è una sorta di no, dichiarazione di metodo che potremmo utilizzare anche tutti i giorni per falsificare un po' di fake news. La vana speculazione disingannata dal senso. No, non andate a cercare elementi soprannaturali, organismi mai visti. Che Potresti, aver, no? Potresti incrociare da qualche parte di un mondo remoto? No, sono semplicemente resti di organismi che non abbiamo incontrato perché non appartengono alla nostra storia, perché vengono da un passato che non abbiamo mai incrociato, ma che sono qui con noi. I tre secoli successivi sono stati una sorta di processo di accreditamento per la paleontologia nel novero delle scienze che contribuiscono a spiegare il mondo. E dunque, da un lato, lo sviluppo di una paleontologia che potremmo chiamare ideografica, quella che si occupa di studiare i singoli reperti, di dare significato ai fossili. E dall'altra, molto più recentemente. Direi dal 1900, qualche avanguardia verso il 940, poi negli anni 70-80 del secolo scorso, la paleontologia apre lo sguardo. Eh, avviene quella che chiamiamo la rivoluzione paleobiologica. Le, I fossili non sono solo dei pezzi di roccia dalle strane fattezze, ma sono degli organismi. Sono degli organismi che possono quindi essere studiati con i metodi e gli strumenti delle scienze della vita, paleobiologia. E, e quindi se prendiamo oggi un un fossile come questo, possiamo studiarne il dettaglio, possiamo analizzarne la morfologia, possiamo st studiare la morfologia interna, ad esempio con le tecniche di imaging, possiamo prelevarne dei campioni e cercare di comprenderne la composizione, possiamo addirittura svolgere delle analisi di tipo sperimentale. Tutto il filone sperimentale delle scienze naturali che ha investito la zoologia, la biologia, la botanica eh, negli anni 20-30 del secolo scorso arriva molto più tardi nella paleontologia, ma oggi anche la paleontologia può essere una scienza sperimentale, possiamo riportare in vita questi organismi e farli diventare eh, oggetto di studio live, no? dal, dal vivo. E in questo senso diventa pienamente una disciplina scientifica basata sul metodo scientifico, ipotesi testabili e falsificabili. E se vogliamo, da ciò deriva tutta la paleontologia più pop. Quanto velocemente poteva camminare quel T-Rex? Che apertura alare poteva avere quell'opteranodon? Rispondiamo con questa componente ideografica della paleontologia, studiamo il dettaglio, scopriamo il significato dei nostri reperti. Ma c'è tutta un'altra aspirazione della paleontologia, quella per l'appunto, delle grandi scienze che vogliono portare alla formulazione di teorie generali che riescono a spiegare il mondo al di là degli oggetti di studio al di là della propria disciplina, no? questa aspirazione eh, olistica, appunto, non mutetica della, della disciplina. E, e dunque con questa aspirazione, come dire, schiviamo il rischio di diventare dei collezionisti di francobolli e piuttosto ci apriamo a questo sguardo ampio sul mondo e ci chiediamo, ad esempio, quanto è importante il ruolo del caso? o della necessità nell'evoluzione della vita. Quanto è più probabile che un gruppo rispetto a un altro di organismi si evolva, si diversifichi nella storia della vita? Qual è il passo, il tasso che tiene l'evoluzione durante i milioni di anni? È una sorta di lunga camminata graduale, una sorta di lungo liscio? Oppure l'evoluzione ha un ritmo molto più eh, rapsodico, come una specie di, di jazz sincopato? Accelera, frena, accelera, frenela. Tutto ha a che fare ovviamente con la, con la contingenza, e quindi potremmo chiederci se riavvolgessimo il nastro della storia della vita e premessimo nuovamente play, come sarebbe il presente? Come sarebbe il presente? Tutto questo ampio spettro di azione della paleontologia, no? dall'analisi di dettaglio dei singoli reperti, fino alla formulazione di teorie complesse, generali, è ciò che rende la paleontologia non solo utile per comprendere il passato, l'unica disciplina che può comprendere un passato così remoto, ma anche forse per interpretare, chiarire le dinamiche del presente e forse sfruttando proprio questo andamento no, diacronico che hanno le analisi paleontologiche attraverso il tempo, magari intravedere un po' anche il futuro. Sono seduto sotto la pensilina della stazione. Ho aspettato per tutta la mattinata, non ho visto passare un treno. Con questo si chiude la cronaca esterna dell'evento. Inizia la cronaca interna. Ma non cederò all'intimismo. Ormai la mia storia interiore è la storia dell'umanità. Io sono l'umanità. Io sono la società. Potrei senza enfasi parlare di me stesso in terza persona. L'uomo ha detto, l'uomo ha fatto. L'uomo entra nell'albergo, sale le scale, al primo piano, apre la porta, il letto sfatto. Sul comodino un libro e un orologio da polso, da donna, ma non vi è traccia della lettrice. Non ci sono pigiami. L'uomo apre l'armadio e vi trova un corredo di vestiti femminili da giorno, da notte, da sci, da tennis. L'uomo sceglie un vestito e lo indossa. Su una ambiguità sessuale. Oh, è semplicemente molto più comodo. Sul tavolino una scatola contenente dei bracciali e dei, degli anelli e anche una macchina Polaroid e un binocolo e l'uomo è pronto a scommettere che sotto vi è anche la macchina della signora parcheggiata. Ma non c'è traccia di vesti da notte. La sublimazione ha operato una distinzione sottile. Le cose terrene, anche se preziose, rimangono a terra, destinate a corrompersi. Le vesti che coprivano i corpi hanno subito il destino dei corpi che coprivano invasione di nylon e altre fibre tessili dell'intermundia sul tavolino c'è una scatola di tranquillanti l'uomo se li mette in tasca no non che soffra di insonnia gli sovviene un pensiero si sente in dovere di riseminare la specie spargerà le pillole in un campo da tennis se nasceranno saranno una specie tranquilla, serenissima, bella come i campioni del tennis. Le si minerà con parsimonia perché è una specie che tende a riprodursi esponenzialmente. Se riavvolgessimo il nastro della vita e premessimo nuovamente play, come sarebbe il presente? Nonostante la pioggia, il silenzio grava, l'uomo lo registra. Ciò che fa il silenzio e la sua mancanza è la presenza umana, gradita o non sgradita, è la sua assenza. Il silenzio, da assenza di presenza umana, non scorre, si accumula. Tutto è fermo, chiuso, vuoto, in ordine tranquillo ma immobile. Tutto è fuori dal tempo, perché è l'uomo che fa il tempo delle cose. E non si vede un uomo. La paleontologia, dal mio punto di vista, è ancor prima di essere una scienza, narrazione. I fossili sono sempre stati narrati, ancora prima di quelle spiegazioni scientifiche, diciamo, rispetto alla loro natura di cui dicevamo eh, è stata raccontata, ad esempio, attraverso i miti. I miti, per lunghi secoli, hanno costituito l'unico Attribuzione di significato a quegli, a quegli oggetti. E anche nei primi, nei primi spazi museali, no? la realtà dalla quale io provengo, i cosiddette Camere delle Meraviglie, inizio del 1600, i fossili erano esposti, facevano bella mostra di sé, proprio perché, oltre ad essere delle meraviglie, evidentemente erano dei ganci perfetti per la narrazione, erano dei ganci perfetti per raccontare storie così imprevedibili, così diverse da quelle alle quali siamo abituati, ma la paleontologia ancora oggi rimane strettamente legata alla narrazione. È la paleontologia che deve essere narrata per poter essere completa e dall'altro punto di vista la paleontologia può essere meglio compresa attraverso la narrazione. E partirò da qui, eh, da un romanzo tra i miei preferiti, eh, Opinioni di un clown, Heinrich Böll, 1972 premio Nobel per la letteratura. Nei, in Opinioni di un clown il protagonista è per l'appunto un clown che, dice nel testo, eh, si sente vivere, si sente vivo, facendo collezione di attimi. Gli attimi per lui sono quelli nei quali si trova sul palcoscenico, si accendono le luci e lì inizia a vivere termina lo spettacolo, si spengono le luci, è come se si spegnesse anche la propria vita, si sente svanire, scomparire, si annulla, fino a quando, qualche giorno dopo, si riaccenderanno le luci, quell'attimo di nuovo tornerà a vivere. Ecco, qualcosa di molto simile eh, si potrebbe dire per la documentazione paleontologica, cioè per quel registro eh, costituito dalle rocce e dai fossili che ci racconta della storia della vita, che è estremamente frammentario. Tutto ciò che possiamo sperare di comprendere nel passato remoto è proprio fatto a partire da dei lampi di luce, da degli attimi che sono illuminati dalla nostra presa di coscienza, dalla nostra spiegazione, dalla nostra interpretazione dei fossili, che sono distribuiti in modo del tutto casuale nel record fossile, ma soprattutto sono distribuiti in un modo così... Eh, appunto frammentario, no? scomposto, tanto da lasciare interi spazi di buio nella nostra comprensione della storia della vita. Eh, Charles Darwin, il nostro grande mentore, eh, nell'Origin of the Species eh, lo racconta con una metafora anch'essa narrativa e perfettamente eh, calzante. Lui dice la storia della vita sulla Terra, o meglio la rappresentazione della storia della vita sulla Terra che abbiamo grazie al record fossile, al registro fossile, è come un'enciclopedia multivolume, della quale tuttavia si siano persi una, ser una serie di volumi e dei volumi rimasti a testimoniare questa storia, siano conservate solo alcune pagine nelle quali solo alcune righe siano visibili. Ecco dunque che il lavoro del paleontologo sarà quello di interpretare queste tracce qua e là, leggere queste righe all'interno di questa ipotetica enciclopedia multivolume, collegarle una all'altra come se fossero perle di una collana e narrare la storia della, della vita. Oggi sappiamo che questa metafora, questo punto di vista è estremamente pessimista in realtà, il registro fossile non è poi così terrificante e il modo che oggi possiamo mettere in campo di leggere questa storia con una serie di correttivi ci permette addirittura di trarre informazioni dall'assenza di fossili. Tuttavia il punto rimane. La storia della vita non potrà che essere letta a partire da quei flash di luce che sono i nostri fossili, distribuiti in 4 miliardi di anni di storia. Con il metodo scientifico potremo analizzare solo quei lampi di luce. Poi, utilizzando delle teorie, utilizzando dei modelli predittivi, potremo un po' estendere come dire, no? la validità della nostra ricostruzione. È un po' come se aprissimo... Eh, le, le vette laterali di un faro che ci permettono di vedere, di illuminare un po' di più nella storia della vita, ma rimarranno macchie di luce in una storia così vasta da non poter essere compresa per intero in questo modo e dunque non potremo che narrarla, non potremo che congiungere questi elementi narrandola. La paleontologia ha bisogno, necessita di narrazione, che non è fantasia, ma è immaginazione che genera ipotesi, che è quella che utilizzano gli scienziati. E i narratori. Voglio chiudere questa parte sulla paleontologia come narrazione portandovi per un attimo nell'aspetto più, più vicino a me, diciamo, di questa disciplina: lo studio delle estinzioni di massa. Eh, le estinzioni di massa sono degli eventi, come dire, sconvolgenti nella storia della vita, no? sono dei prima e dopo, sono delle trasformazioni così intense da mandare a gambe all'aria l'ecosistema Terra e farlo. Come dire, trasformare in qualcosa di diverso dopo questi eventi. Solitamente la cosa avviene per un rapido sconvolgimento climatico, eh, al quale come dire, la capacità di adattamento, di generare innovazione, dell'evoluzione non riesce a tenere il passo e dunque. Diciamo: il risultato netto è che si perde biodiversità, anche se non è l'unica dinamica che avviene in questi, eh, in questi fenomeni, in questi momenti. Ecco, come possiamo immaginare, i paleontologi si raffannano da secoli e poi analiticamente da decenni per cercare di capire come la vita precipiti dentro a queste estinzioni, a questi momenti catastrofici, che, peraltro, letta dall'altro punto di vista, vuol dire anche come diavolo sia possibile che la vita sia abbia superato tutti questi momenti di crisi fino a giungere esattamente fino a noi. E il, la, le due anime, diciamo, di questo dibattito riguardano le cause cosiddette remote, esempio classico, 66 milioni di anni fa cade sul Golfo del Messico, un bel meteorite, un bolide, che porta alla cosiddetta estinzione dei dinosauri. Questa tuttavia è una causa remota, semplice da descrivere e anche da comprendere, è come il primo dito che fa crollare una serie di tessere del domino che una dopo l'altra portano allo sconvolgimento globale. Ma non è certo questo il fenomeno che ha mandato in crisi l'ecosistema globale. Avrà, come dire, avuto delle degli effetti abbastanza limitati, in realtà l'impatto del meteorite, sono piuttosto le cause prossime che ci interessano, cosa è successo di lì in poi, oscuramento dell'atmosfera, acidificazione degli oceani, eh, calo drastico dell'ossigeno nei mari, ecco queste cause prossime sono tutte legate tra di loro, difficilmente dire, districabili l'una dall'altra, difficilmente eh, valutabili in base a un loro peso relativo e narrativamente questo scenario è stato descritto più di una volta utilizzando la metafora dell'assassinio sull'Oriente Express. No? Sembra che un po' tutti siano colpevoli di quel fenomeno che sta accadendo. No? Siamo noi paleontologi un po' come tanti Hercule Poirot, un po' in difficoltà nel capire cosa stia succedendo. Ma ancora meglio, affondando ancora più in questa anima na narrativa della paleontologia, Carlo Emilio Gadda nel Pasticciaccio Brutto di Via Merulana descrive una situazione, anche in questo caso un omicidio, in un modo così meravigliosamente perfetto da poter essere come dire, utilizzato come descrizione scientifica di ciò che è avvenuto durante una grande fase di estinzione di massa. Gadda scrive, le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dirsi voglia ad un unico motivo. D'una causa al singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo. Verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti, diceva anche nodo o groviglio o garbuglio o gnomero, che alla romana vuol dire gomitolo. La causale apparente, la causale principe era sì una, ma il fattaccio era l'effetto di tutta una rosa di causali che gli erano soffiate addosso a Molinello e avevano finito per strizzare nel vortice del delitto la debilitata ragione del mondo. Adesso ho la prova che la dissipazione non è una chimera, non è una mia invenzione. Ieri ho visto sfilare tra i binari una famiglia di camosci, un maschio, due femmine, i cuccioli, venuti giù a valle, dalla montagna, mai accaduta a memoria d'uomo. D'altra parte ho notato altri segni positivi. Gli uccelli fanno un baccano infernale, si sono moltiplicati, cosa che mi fa molto piacere perché li ho sempre apprezzati, soprattutto i notturni, in senso musicale. Sono davvero molto numerosi perché l'istinto li ha avvertiti di una speranza in cui non credevano più. Il grande nemico si è ritirato. Non ci sono più fumi nell'aria. Non ci sono puzzi a terra o frastuono. Oh, gente, volevate lottare contro l'inquinamento? Semplice. Bastava eliminare la specie inquinante. E? Una civetta. Interloquisco senza esagerare, tenendomi sulla nota più bassa. In bordone. Buh, buh. Ho provato anche una dissonanza e pare che non sia dispiaciuta perché si sono avvicinate. Eh, abbiamo molto in comune. Ci piace il bosco, la notte. E così vado pensando per esorcizzare la fine del mondo. O quanto di analogo sembra accadere sotto i miei occhi. Non sono certo un filosofo, ma dal mio punto di vista, la prospettiva, il <ride> punto di vista paleontologico sulla vita ha delle implicazioni filosofiche inequivocabili. È un po' potremmo definirla la natura filosofica della paleontologia, e proverò ad avvicinarla eh, ragionando su due concetti, quello di tempo e quello di contingenza. La rivoluzione del tempo profondo è, dal mio punto di vista, una delle grandi rivoluzioni esistenziali dell'umanità. È paragonabile alla rivoluzione copernicana che ci ha strappati dal centro dell'universo per collocarci su uno dei tanti sassi che vagano per lo spazio. E alla rivoluzione darwiniana che ci ha chiesto gentilmente di scendere dal gradino più alto della scala dei viventi sulla quale ci eravamo appollaiati inopinatamente. E... E la rivoluzione freudiana che ci ha resi edotti del fatto che sostanzialmente non siamo padroni nemmeno a casa nostra, no? abbiamo una cognizione molto, molto parziale di ciò che avviene nella nostra psiche, che certamente non corrisponde con la coscienza, tantomeno con la razionalità. La rivoluzione del tempo profondo ci toglie dal centro della storia. È una rivoluzione che ha preso piede nella prima parte del 1800 eh, ad opera di paleontologi e geologi come James Hutton, Charles Lyell e questi sono stati i primi umani eh, a rendersi conto, ad arrivare proprio sull'orlo del precipizio che si apre quando smetti di considerare la storia, la tua storia quotidiana, la storia umana come il riferimento e ti apri davanti al precipizio, alla vastità della storia del pianeta, della storia... Eh, della vita. E James Hutton arriva per primo, probabilmente per primo, su questo precipizio e è talmente sconvolto, ha no? una perdita di riferimenti così evidente, così chiara, che sviluppa addirittura un concetto di tempo sostanzialmente infinito, circolare. Lui dice, there is no vestige of a beginning and no prospect of an end. Non, non riesco nemmeno a capire dove inizi questa vita, probabilmente infinitamente lontana e a quel punto probabilmente continuerà anche in un infinito futuro, è una sorta di fuso che non termina né laggiù né là davanti. E oggi sappiamo, i geologi, i cosmologi ci dimostrano che non è esattamente questa la prospettiva eh, corretta sulla storia, sulla storia della vita e sulla storia del pianeta, nemmeno su quella del tempo se vogliamo, eh, ma eh, come dire, questa questa sensazione di smarrimento è proprio evidente no, in questa, questa formulazione e da, dal mio punto di vista è, è come dire, così è, trascinante, no, così permeante quest idea di questa idea di questa vastità che risulta facile comprendere come eh, questo punto di vista, questa rivoluzione, la rivoluzione del tempo profondo, eh, non possa che avere appunto degli esiti nel modo in cui concepiamo, percepiamo, viviamo la vita di tutti i giorni. È un po' come se ci fosse ora chiaro che galleggiamo nello, nello spazio, che siamo, ci siamo originati tra e con le altre forme, che non, abbiamo una cognizione abbastanza limitata di dove siamo e di cosa facciamo e siamo anche dispersi nel tempo. È la fine del cronocentrismo e è sostanzialmente la morte del nichilismo di specie. La paleontologia ci insegna anche qualcosa che riguarda la contingenza, invece. La contingenza è quella sorta di, no, di cangiante sommarsi di storia, di eredità storiche e di caso. E abbiamo raccontato per molto tempo la storia della vita con eh, le, gli occhiali del finalismo, le lenti del determinismo, delle cause e delle conseguenze necessarie. Sappiamo che. Fortune e sfortune soprattutto nei lunghi periodi, sulla scala macroevolutiva, quella dei milioni di anni, hanno soprattutto a che fare con eh, l'imprevisto, il giullare, diciamo, della contingenza. Per cui esistono delle sorte di canalizzazioni evolutive, è più probabile che accadano certe cose rispetto ad altre, ma è in fondo l'imprevisto che governa sui, sul lungo periodo. E I dinosauri, ad esempio, sono lo scoop, sono diventati così fichi nella storia della Terra perché hanno, si sono trovati nel momento giusto, nel posto giusto. Un paio di estinzioni di massa prima di loro hanno aperto lo scenario, erano mediamente adattati eh, a quello scenario sconvolto e dunque sono riusciti a permanere per circa 150 milioni di anni. Quando un altro evento molto simile, un'altra estinzione, li ha semplicemente tolti di mezzo. Contingenza fortunata, contingenza sfortunata. Insomma, la paleontologia ci insegna che la vita è questa sorta di galleggiare nel tempo, eh, che, nel quale predisposizioni, fortune e sfortune si sommano, eh, che sono sostanzialmente imprevedibili su lunga scala, ma che sono determinanti in realtà per l'esito di, di queste traiettorie. Insomma, la paleontologia, dal mio punto di vista, è davvero un punto di vista, è un, no? un traguardo di osservazione sul mondo. Il che significa in questo momento storico anche un punto di vista sull'antropocene. Uno degli scherzi dell'antropocentrismo, descrivere la fine della specie come implicante la morte della natura vegetale e animale, la fine stessa della terra, la caduta dei cieli. Non esiste visione che non consideri la permanenza dell'uomo come essenziale alla permanenza delle cose. Si ammette che le cose possano cominciare prima, ma non che possano finire dopo di noi. Andiamo sapienti e presuntuosi. Vi davate troppa importanza. Il mondo non è mai stato così vivo come oggi che una certa razza di bipedi ha smesso di frequentarlo. Non è mai stato così pulito, luccicante, direi quasi allegro. L'antropocene è la grande trasformazione entro la quale viviamo. Il termine rimanda eh, a un intervallo del tempo geologico che comprende il presente e che è caratterizzato dalla presenza pervasiva, indelebile, delle azioni umane. Un impatto così intenso da lasciare traccia duratura geologica sul pianeta. Una traccia inedita originale, tale da poter essere identificata come discontinua rispetto a quella dell'epoca precedente, l'Olocene. Gli uomini hanno scatenato in circa 30 secoli eh, 5.000 guerre, 5.000. Hanno avuto il, il torto, se non di incominciarle, di aver prolungato la storia. Uno degli imbruttimenti peggiori del mondo L'inquinamento, l'inferocimento, l'inflazione, ma non li condanno e forse mi basta sapere che la città è ridotta a necropoli, castigo adeguato, no, non, non li condanno e non li giudico. Uno dei responsabili al mio tribunale sono due, i condizionamenti ambientali e, e i cromosomi, ma sono essi che fanno e proseguono la storia. Sì. Per i geologi, le evidenze sono lampanti. Quanto sta succedendo negli strati superficiali della crosta terrestre ehm, è incomparabile a qualsiasi forma, composizione osservabile negli strati di roccia più profondi. Siamo una forza geologica. Spostiamo più sedimenti di quanti ne movimentino fiumi e maree e modifichiamo la composizione dell'atmosfera come non era successo da milioni di anni. Alteriamo la composizione dell'ecosistema, della biodiversità, ricollocando, estinguendo e rimettendo un po' a caso la biodiversità su terre e oceani. Sono ottimista. La loro scomparsa si risolverebbe in gloria. Sarebbe a scopo remunerativo che soffrissero, che siano vissuti in mezzo a guai di ogni genere e certo il male li assediava da ogni parte, a ogni istante, in ogni loro atto e anche pensiero. Visto che l'attesa della sofferenza, cioè la paura è sofferenza stessa. Ci sono macerati dentro, purificati, erano maturi i tempi per la ricompensa l'umanità angelicata in massa. Tutto è venuto in silenzio, una volta tanto, in silenzio e senza retorica, un volo d'anime che riempie candidamente il cielo notturno. La sesta estinzione di massa, alla quale ci stiamo molto pericolosamente avvicinando, è una parte connaturata dal mio punto di vista definitoria dell'antropocene, essendo una fase di trasformazione integrale degli ecosistemi e quindi dunque anche dei sistemi umani, eh, culturali, economici, sociali. Filosofici, psicologici, eh, anche solo per il fatto che la chiamiamo estinzione di massa, i paleontologi, come dire, sembra tornare qualcosa. La chiamiamo infatti sesta estinzione di massa, quella in corso, perché facciamo riferimento alle cinque grandi estinzioni che sono avvenute nel passato e che i paleontologi conoscono bene, anche. Qua dietro, osservando le rocce che documentano uno di questi eventi del passato, si nota che alcuni elementi sono davvero pericolosamente simili. In particolare, ad esempio, si sta attivando la cosiddetta triade letale, acidificazione degli oceani, anossia dei mari, aumento sconsiderato di gas serra in atmosfera. Già successo e l'esito è scontato. Eh, tuttavia, questa... Estinzione questo evento antropocenico caratterizzato da questa trasformazione che assomiglia sempre più a un'estinzione, anche se per fortuna non siamo proprio ancora lì. Questa ha delle caratteristiche del tutto nuove, sconvolgenti per un paleontologo. Eh, questa volta siamo certamente qui ad osservarla come osserviamo quelle del passato, ma siamo anche, beh, probabilmente il fattore scatenante senza probabilmente il fattore scatenante, siamo una delle vittime e, e siamo anche probabilmente noi a dover trovare la soluzione. È una posizione davvero scomoda dalla quale osservare un'estinzione di massa. Scomoda, molto scomoda. È una sorta di gioco ricorsivo, no? una tautologia. È una trappola antropocentrica piena. E questo sommarsi di aspetti, diciamo, fisici, di dinamiche fisiche e di eh, modi di concepirle, eh, possono essere secondo me ben rappresentati se per un attimo ci concentriamo sul concetto di equilibrio. Dunque, prendiamo ad esempio l'andamento della temperatura negli ultimi 40.000 anni. 40.000 anni sono un gioco da ragazzi, la nostra specie è sul pianeta da 250.000 anni, dunque stiamo parlando dell'altro ieri, ma molto semplicemente metteremo su un grafico sull'asse verticale la temperatura in gradi centigradi che non è solo quella del termometro fuori casa, ma come sappiamo temperatura significa energia di un sistema e dunque anche energia di un ecosistema. E sull'asse eh, orizzontale invece metteremo il, il tempo. E come vi dicevo andiamo da circa 40.000 anni fa, 40k come quelli bravi, 40.000 e arriviamo qui fino a circa... 10, grosso modo. Dunque, se schematizziamo molto velocemente questa temperatura, l'andamento della temperatura, succederà una cosa grosso modo come questa. Dunque, la nostra origine è laggiù, no? 250.000, noi siamo, iniziamo da circa 40.000, mettiamo di avere tutti i dati a disposizione, probabilmente questo sarà l'andamento di questa curva. Dunque, cosa è successo? La temperatura è salita, poi è scesa, è salita, poi è scesa. Sono quelli che chiamiamo cicli glaciali, Interglaciali, caldo, freddo, caldo, freddo, caldo, freddo, più o meno regolarmente. Cosa è successo? Che la nostra specie, che appunto era già presente, peraltro qui più o meno, 40-50.000 anni fa, perdiamo anche i nostri ultimi cugini, Neanderthal, Floresiensis, rimaniamo drammaticamente soli ad affrontare questo eh, saliscendi di temperature. Ma in un modo o nell'altro, tra fortune e sfortune. Veleggiamo attraverso queste, questi sconvolgimenti che tuttavia sono instabilità continua, sono disequilibri dopo disequilibri, fino a che circa 10.000 anni fa si raggiunge questa, questa sorta di plateau alto, questo stazionamento alto delle temperature. È una fase calda che perdura e questo equilibrio è la nostra fortuna, questa è la nostra contingenza fortunata. Peraltro l'abbiamo anche chiamato optimum climatico dell'Olocene, perché non perdiamo mai un'occasione di essere egocentrici e dunque questo è un optimum per noi. Vallo a dire a un orso polare o a un lamantino. Eh, noi comunque qui prosperiamo, questa è la nostra botta di fortuna, questa è la nostra contingenza fortunata. Da 10.000 anni fa l'accelerazione culturale nella nostra specie accelera incredibilmente. Questo è il momento in cui non siamo più costretti a seguire le fortune del clima, ma possiamo sfruttare le nostre prime società stanziali e modificare lievemente, più o meno lievemente, il terreno e il territorio attorno a noi produrre sempre di più, generare surplus di produzione, quel surplus di produzione con un cervello grande a disposizione ci consente di occupare più energie e più tempo per immaginare, per creare intelligenza simbolica. Nasce l'umanità per come la conosciamo oggi, è frutto di questa stabilità, di questo equilibrio. Fatto sta che qua giù, verso questa A, che sarà per noi, l'antropocene, o sarà quello che per molti è la traccia distintiva dell'antropocene, questo equilibrio si rompe nuovamente e precipitiamo nuovamente nell'instabilità, ci mancano i riferimenti, crolla l'equilibrio nuovamente, quei 2.5 gradi che sembravano essere un accordo tra burocrati in qualche organizzazione internazionale diventano una rivoluzione certamente nella storia umana, ma più in generale nella storia geologica del pianeta. E dunque anche un paleontologo che pensava di averle viste tutte, ma a distanza di sicurezza, qualche milione di anni, qualcuno che come me ha studiato paleontologia perché non voleva avere a che fare con l'umanità, non voleva rimanere invischiato nell'antropocentrismo, si ritrova a parlare di noi. Decido di assolvere i compiti che loro sono stati costretti ad abbandonare. Cosa facevano in buona sostanza? Agivano in vista di utilità e poi ragionavano sulle cose che si vedevano intorno o sulle cose che credevano di vedersi dentro e poi le replicavano in segni, suoni. Parole, altro non facevano, sarà riduttivo, ma mi sembra che sia così. Sostituirli e continuarli non è un'impresa da farmi tremare, non farebbe tremare nessuno. E in fondo non avevano troppe ambizioni né pretese, via. E dunque, eccoci qua a guardare l'antropocene dal punto di vista della paleontologia e magari cercare anche di capire cosa sia davvero a rischio nell'antropocene. Dunque abbiamo visto che la natura, la vita è passata attraverso a sconvolgimenti magari anche più gravi di quello che stiamo vivendo. Dunque no, probabilmente non è la vita, non è il pianeta a rischiare e dunque magari è la nostra stessa specie. Per valutare il rischio di estinzione, quanto è probabile che si estingua la nostra specie, possiamo farci aiutare dai nostri amici biologi della conservazione, che per lavoro fanno proprio questo, cercano di capire lo stato di salute delle specie, ovvero quanto rischiano di estinguersi. Hanno sviluppato delle metriche molto precise, grazie alle quali, ad esempio, sappiamo che due terzi degli anfibi che sono viventi oggi rischiano di estinguersi entro la fine del secolo. E... Calcolano il numero. Possibile e probabile degli individui, eh, la grandezza delle popolazioni, la loro distribuzione, connettività, la possibilità di far fronte a delle perturbazioni. Bene, prendiamo questa metrica, la applichiamo alla nostra specie, Homo sapiens, e otteniamo rischio bassissimo. È del tutto improbabile che la nostra specie si estingua, che fisicamente 8 e rotti miliardi di persone su questo pianeta si estinguano non esistano più. Dunque no, probabilmente non è l'estinzione fisica della nostra specie a essere in gioco nell'antropocene, forse piuttosto ha a che fare con la nostra estinzione relazionale. Dunque ogni organismo, ogni individuo esiste in virtù delle relazioni che intesse con l'alterità, con l'altro da sé e non è solo un, come dire, Un'osservazione di tipo sociologico, non siamo influenzati dagli altri. È qualcosa di un bel, un bel po' più profondo. È come se ognuno di noi, ogni organismo, non solo ogni individuo umano, ogni organismo, ogni specie, ogni raggruppamento di organismi, fosse in qualche modo definito da tutta una rosa di relazioni che intesse con gli altri organismi in modo cooperativo, in modo competitivo in modo sinergico o meno, è come se lo spazio di azione nel, eh, sul pianeta Terra fosse definito dal modo in cui ci relazioniamo agli altri organismi e in cui percepiamo eh, gli altri organismi. È un fenomeno che avviene non solo a livello statico, io sono definito dalle persone con le quali mi relaziono, ma in modo dinamico, nella storia della vita, ci siamo, siamo divenuti chi siamo, perché abbiamo intessuto relazioni con organismi con i quali abbiamo interagito nei modi più diversi, che in qualche modo hanno definito lo spazio vitale, lo spazio evolutivo che potevamo occupare. Usando una sorta di metafora botanica, potremmo dire che è un po' come la forma, ragionare sulla forma che assume una radice quando entri nel terreno. Certamente ha una sua come dire, struttura intrinseca. Ma la forma finale, la forma che otterrà la radice è una sorta di sommatoria, è una sorta di contratto costante tra le sue potenzialità di crescere, il modo in cui cresce, e lo spazio che le è concesso, per così dire, nel terreno. Ecco, anche a livello evolutivo succede esattamente la stessa cosa, o grosso modo la stessa cosa. Riusciamo ogni specie, ogni individuo, ogni organismo... Costruisce la propria, il proprio spazio di vita, il proprio spazio evolutivo in base alle relazioni che intesse con l'altro da sé, relazioni fisiche ma anche relazioni cognitive, modo di percepire l'altro. E succede che quando mettiamo in crisi queste relazioni, quando le stressiamo molto, ad esempio quando facciamo venire un rapido sconvolgimento climatico. Tutte queste relazioni, come dire, vanno, appunto, vanno in crisi, vanno in tensione, a un certo punto si recidono e si generano degli stati di alienazione relazionale che valgono sia da un punto di vista fisico che per l'appunto da un punto di vista cognitivo. E questa seconda accezione ha addirittura un nome: si chiama solastalgia, che è un neologismo che secondo me definisce molto bene l'antropocene, perché fa proprio riferimento al fatto che rischiamo di essere spaesati dall'aver tagliato, dall'aver modificato così tanto le relazioni con l'altro da noi da non riconoscerci più nemmeno a casa nostra. Solastalgia fa riferimento a quell'idea che il nostro GPS ci dice che in quel luogo siamo già stati, è un luogo che abbiamo già visitato, ma con il quale, per le trasformazioni che sono intercorse nel frattempo, non riusciamo più a entrare in connessione. Quel luogo esiste e noi esistiamo, ma non abbiamo più niente che ci tiene uniti. Per le specie, con le altre specie, succede esattamente la stessa cosa quando queste relazioni vengono messe sotto stress, sotto sforzo. Ma nessuna specie può vivere sola. A ciò che è certo è che sopravvivo. Per caso, no, no, no. Quindi sono prescelto o sono escluso? Concluderò che sono stato prescelto se considero la fine dell'umanità come meritata, un castigo. Concluderò che sono l'escluso se invece lo considero come una sorta di mistero glorioso. Io l'eletto o il dannato? Bisognerà che mi decida prima o poi. Se il mio è un castigo, tra le mie pene non è previsto il silenzio, dal tramonto all'aurora, e i ghiri si danno da fare. E il cuculo, il gufo, il picchio, e c'è il torrente che romba e mi porta il vento, i loro suoni fin dentro casa. La natura sembra non essersi accorta della notte del 2 giugno, anzi si rallegra di riavere in sé tutta la vita. Finito. Quella parentesi che noi chiamavamo storia. E condivido con lei, con la natura, quel suo grado di avversione, o quantomeno di indifferenza. A volte mi chiedo se quella parentesi debba riproporsi in qualche modo, in qualche altra forma, perché a dire la verità, loro non erano utili. Non erano neanche necessari. L'ignoto mi ha davanti e non so cosa fare, sono solo. Ma a chi è che chiedo un consiglio? A chi posso chiedere un aiuto? A chi chiederò un esorcismo? Ma fatemi morire nel bene o nel male, io li devo raggiungere. Ero come loro, ero molto simile a loro. Mi somigliavano in tutto, anche in questa superbia, nell'ignoranza, tutto ecco. Certo, un individuo nella mia condizione ha ottime probabilità di morire di vecchiaia. Certo, le malattie si propagano, sono socio direttamente o indirettamente. Quindi, quindi adesso non c'è più che un fulmine, un terremoto o, o, o un meteorite che possano colpirmi. Cose remote. Un problema bonario però si affaccia e mi fa compagnia, un problema a cui non avevo fatto caso. Eh, ma che cazzo faccio adesso? Perché. Eh, No, bisogni. L'umanità ha lavorato per secoli per soddisfarli, ma ha procurato tutto quello di cui avevo bisogno: vestiti, cibo, bevande, combustibile. Grazie al loro lavoro non posso contare sul ritorno allo stato animale. Ma dunque chi sono i superstiti? O meglio, cosa significa terminare, estinguersi, morire? Beh, in fondo la paleontologia genera conoscenza attraverso la morte. È come se traguardasse la vita attraverso la morte. Morti, estinti sono gli organismi dei quali ci occupiamo, ma vive sono le dinamiche che ricostruiamo. È come se fosse morte che parla di vita, no? vita che non può che essere compresa attraverso la morte. Ed ecco tornare in me l'immagine della, della carovana della morte individuale come di quella di specie, di quella carovana di organismi, centinaia di migliaia di generazioni che attraversano il tempo come avanguardie della vita, specie, strutture, strategie che si succedono una dopo l'altra da 4 miliardi di anni su questo pianeta. È sovraindividuale, è multispecifica la vita che è nelle mani di un, di un paleontologo. Che appare come una sorta di stato della materia instabile che non ha né un inizio né una fine facilmente individuabile. È una sorta di nave di teseo multiorganismica nella quale le funzioni permangono perché passano da individuo a individuo, da specie a specie, da ecosistema ad ecosistema, da strategia di vita a strategia di vita. Vista da qua, da quassù, quella morte. È solo una forma di vita altra. Certo che è che gli esseri umani, che lo sapessero meno, volevano morire, eh? Da anni, da decenni. Inquinamenti. In primo luogo inquinavano se stessi. Violenza? Era violenza rivolta contro se stessi, la, corta, la, la corsa alla morte come fatto collettivo. Eh. Si è stata sviluppata in silenzio, era un bisogno imperioso ma ignaro. La nostra ansia è, è patologica, è ansia di bruciare la vita. Quando tu leggi sul giornale qualcosa come imprudenza per le stragi domenicali, no? sulle strade. L'imprudenza non è la causa, è il mezzo. Il guidatore sceglie l'imprudenza perché sceglie di morire. Non vuole tornare a casa. Tu togligligli la macchina, si butta dalla finestra. La mancanza di, di spavento, di paura, di timore reverenziale davanti alla natura. È una delle menomazioni vitali della nostra era, che subisce la nostra specie. Ho fatto un monumento a loro, glielo ho dedicato. Eh? Allora, la base è composta da eh, furgoncino commerciale e poi c'è una Mercedes. Il corpo, ventina di televisori, poi PC, computer, tablet, telefonini. In testa un cartellone pubblicitario, una spiaggia. Che dice voliamo laggiù dove la vita è migliore. Si diceva, ti ricordi, eh, passiamo a miglior vita. La pubblicità invita a cambiare, a passare alla vita migliore. Eh, la morte come viaggio premio. Che te ne pare? Mi sembra un ottimo lavoro. Però? Sì, sì, sì. Ma il tuo monumento mm -hmm. sarà per me memento. Sarà memento vite e voglio aggiungere la mia, la mia testimonianza perché secondo me la paleontologia può ancora dirci qualcosa, può in qualche modo aiutarci a salvarci. È un omaggio ai loro usi e costumi, loro amavano queste cose, tutte queste cose, ma ci hanno bravamente rinunciato. E non è detto che vi siano stati costretti. Eh? Chi ci dice che adesso non siano contenti di vivere in un mondo esente da automobili e da piccoli schermi? Il monumento rappresenta gli usi e i costumi, in fondo la società. Era solo una cattiva abitudine. Da qua, viste da qua, le turbulenze dell'antropocene hanno una prospettiva tutta particolare, È come se dovessimo cercare di trovare un equilibrio tra l'incubo della solastalgia, nel quale siamo vivi ma estinti allo stesso tempo, siamo vivi ma abbiamo reciso tutte le nostre relazioni fino ad estinguerci, e dall'altra parte... La prospettiva, la presa di coscienza che le funzioni vengono, no? transitano, vengono passate da individuo a individuo, da specie a specie, da ecosistema ad ecosistema, e che quindi perdurano nel tempo al di là della singola specie. E se vogliamo anche prendiamo in considerazione questa sorta di potere geologico che abbiamo compreso di avere, tanto da marchiare un'epoca il che vuol dire è che probabilmente se spingiamo tutti nella stessa direzione possiamo addirittura un po' spostare un pianeta e in fondo non, non ci serve nemmeno spostare un pianeta ci, ci basta cambiare di un pelino la direzione dell'antropocene dal mio punto di vista mm. dovremmo darci seriamente un'opportunità eh sì, ma intanto loro sono evaporati cioè, eh, e noi stiamo qui ad osservare la vita nel frattempo questa Strana eternità. L'aria è umida, densa, lucida. E guarda, l'acqua piovana ha portato anche un po' di terriccio sull'asfalto. E già qualcosa di verde si vede crescere. E non è erbetta municipale. Sono erbe selvatiche. Il mercato dei mercati convertito in campagna. Con i ranuncoli e la cicoria. In fiore. E i fringuelli.